progetto parte da lontano. Circa 9 anni fa il Comune di Montevarchi ha scommesso su un servizio di prossimità alle famiglie chiamato Bartolea Caffè, nonché l'Alzheimer Caffè dall'esperienza olandese, e ha permesso alle famiglie una volta al mese di incontrarsi insieme ai malati, stare insieme, gruppi di autoaiuto, sostegno psicologico. E dopo questa esperienza la Regione Toscana ha lanciato un bando regionale e la zona Valdarno, tutti i comuni del Valdarno, la conferenza dei sindaci e l'azienda ASL hanno voluto dare forza a questo progetto e estenderlo a tutta la zona Valdarno. Da settembre il Bartolea Caffè partirà anche su Montevarchi per tutti i comuni del Valdarno e quindi per tutte le famiglie malate di Alzheimer, e da gennaio partirà l'Atelier Alzheimer, un percorso riabilitativo per i malati di Alzheimer, sempre per tutta la zona Valdarno. E la sezione soci, devo dire che a un servizio di prossimità come questo non ha potuto dire di no, anche per essere vicina ai soci, per essere vicina alle famiglie, per essere sempre più vicina al territorio. Questo è un progetto di cui è capofila il Comune di Montevarchi, sull'attività che riguarda una cosa importantissima, l'Alzheimer, del quale ho piacere di parlarla e presentarla oggi qui ringraziando SociHop, perché sono argomenti importantissimi che non possono essere gestiti solo al momento del bisogno, bisogna cominciare a conoscerli e a rifletterci fin dall'inizio. Montevarchi che cosa ha presentato? Ha presentato un progetto in Regione Toscana come conferenza dei sindaci del Valdarno che preveda due forme: l'Alzheimer Caffè, che esisteva già a Montevarchi, e per questo Montevarchi ha chiesto di poter essere capofila di questa iniziativa, perché era un qualche cosa che era già presente, già attestata e già funzionante sul comune, alla quale abbiamo aggiunto l'Atelier Caffè, che non è altro, un altro punto di incontro. Il primo è destinato ai malati, alle persone che si avvicinano a questa malattia e che vengano a viverla. Il secondo fondamentalmente è dedicato alle famiglie, alle persone che sono vicine, perché chi non conosce questa malattia non si rende conto come sia molto più devastante per i familiari, per le persone che vogliano bene all'ammalato, che al singolo malato, che nella progredire della malattia poi perde il contatto magari con la realtà. È importantissimo essere molto vicini alle famiglie da un punto di vista sociale.